Siamo giunti alla settima edizione della Festa dei Popoli. Il quartiere Bozzano di Brindisi ancora una volta accoglie questo evento. Quest'anno con la fiera La Valigia delle Indie. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Don Francesco Caramia, parroco della parrocchia di San Giustino dei Jacobis. Sì, questa festa nasce intorno alla figura di San Giustino dei Jacobis, un santo missionario in Africa. E abbiamo cercato in questi anni di porre proprio l'attenzione verso le varie etnie che sono presenti sul nostro territorio per fare anche feste insieme, perché non è soltanto assistenza o accoglienza, no? Ma vivere la socialità significa comunque mettersi insieme, quindi vivere anche la bellezza dell'incontro e fare anche festa. Quindi in questi anni è cresciuta questa festa in modo considerevole e quest'anno particolarmente abbiamo voluto dare quel valore aggiunto con La Valigia delle Indie, che ci richiama comunque all'Oriente, quindi all'esperienza di San Giustino, ma ci richiama anche alla cultura della nostra città, perché da Brindisi nella seconda metà dell'Ottocento partivano le navi per l'India, quindi non solo di merci ma anche di persone, quindi Brindisi viveva davvero la mondialità, la bellezza dell'incontro. Allora in questo grande incontro, questa festa di colori, abbiamo voluto quest'anno recuperare questa esperienza attraverso gli espositori che vengono un po' da fuori, alcuni vengono dal Marocco, dal Tibet, dal Messico, quindi proprio per far vivere questa esperienza di mondialità. Brindisi, che città votata alla mondialità, all'incontro. Da chi è stato curato questo evento? C'è un comitato organizzativo, il presidente è il parroco, ma c'è il vicepresidente che è il signor Prudentino Piero, e poi ci sono tanti collaboratori, volontari, ma anche non solo uomini, ma anche donne, anche ragazzi, che hanno fatto loro questo progetto iniziale del sottoscritto, e quindi con lo stesso entusiasmo, con lo stesso ardore, ecco, abbiamo voluto offrire alla città questo momento bello, organizzato davvero da tutti. Qual è il messaggio di San Giustino dei Jacobis? Il messaggio di San Giustino dei Jacobis è quello di vivere l'esperienza dell'attenzione agli altri. Diceva qualcuno che l'uomo, in qualsiasi stato si trovi, è sempre recuperabile. Ecco, San Giustino ci dice proprio questo, avere questo sguardo d'amore, d'accoglienza verso gli altri, perché è quello che il Signore poi fa con noi ogni giorno, quindi anche noi dobbiamo fare altrettanto.